destro e con il mancino Baldanzi. Parte Aslani, Girelli mette in calcio d'angolo su Lipari, buono lo stop, puntato disco, va da Baldanzi in area di rigore, ancora Lipari, nuovamente Baldanzi, salva Girelli, mette il pallone in calcio d'angolo. Baldanzi, Lipari, poi la conclusione di Belardinelli, ancora Girelli in calcio d'angolo. Diventano 7 per la metà campo, va da Belardinelli, triangolazione con Donati, ancora Belardinelli in area di rigore, dentro per Baldanzi, il pallone filtra, Lipari, salva tutto Dodisco, poi Aslani, ancora una deviazione decisiva col pallone che termina in corner. Rivediamo ancora Todisco che salva tutto qui e poi Lombardi punta Todisco, va a servire Rizza, il cross arretrato e Kong salva Girelli. In penna, ancora Giabua, ci torna in un secondo tempo, Curtinovis, arriva a largo Ghislandi, fino in fondo Ghislandi, va al cross in mezzo, il portiere riesce ad allontanare e poi sulla destra dove è pronto Giabua, davanti a lui c'è Ghislandi, occhio alla possibilità ancora per Sidibe, punta la porta, Sidibe sterza, cerca la soluzione personale, è un tentativo centrale di Sidibe, tutto facile per Girelli. Ci aveva già pensato in prima a fare quel tipo di soluzione e andare a fare le spina. Presenza numero 15 in questa stagione. Lancio in verticale per Kobachki, se ne va Kobachki in due tempi. Girelli ci mette la figura e chiude lo spazio. Chance per l'Atalanta, era scappato via Kobachki. Uscita comunque in lettura perfetta, accusa del Torino, cioè, c'è poco da dire. Poi è normale, la qualità ha fatto la differenza, ha fatto un gol straordinario in questa circostanza Curtinovis. Occhio intanto a Giabua, prova a piazzare, lì ha trovato la soluzione. E poi il piattone con la presa del portiere, 4 di recupero. Però Torino, se avesse giocato tutto l'anno con questa intensità. Thank you.
Grazie.